mio nome è Francesco De Felice, ho 19 anni e sono un diversamente abile. Vivo ad Erice Casasanta, provincia di Trapani, con i miei genitori, che mi supportano in tutto e per tutto, in quello che voglio fare, anche se a volte in alcune cose non lo possono fare. Frequento il liceo classico Leonardo Ximenes. Il mio sogno è quello di scrivere, però fino ad adesso non ho avuto la possibilità di far conoscere realmente quello che riesco meglio a fare. Grazie ad alcune persone che hanno finalmente creduto nelle mie capacità, siamo riusciti a realizzare questo libro che vedete. È il risultato di un lungo lavoro. Rappresenta per me un grande perché ci sono rappresentati tutti i momenti buoni della mia vita attraverso i versi. Sono sempre stata affascinata dalla recitazione. Il mio status fisico non mi permetteva questa realizzazione del sogno. Alla fine, quindi, mi sono ritrovato ad optare per la sceneggiatura, sia per quella teatrale che per la lunga serialità. Il mio tempo libero lo trascorro leggendo, studiando, ascoltando musica, passando il tempo libero anche su Facebook. È qualcosa di speciale che ti permette di conoscere persone e di coltivare, anche perché no, delle amicizie. Ma bisogna stare attenti all'uso che si fa, perché stare sempre collegati su Facebook può portare un attaccamento verso le persone virtuali, dimenticandosi dei rapporti che si possono invece avere quotidianamente con le persone che si incontrano per le strade. Nonostante continui giornalmente le lotte per far sì che il diversamente abile venga accettato dalla società e venga integrato nella società, ho preso forti delusioni, perché a volte le persone si ricordavano di me come disabile ma non come persona, cosa che potevo sopportare solo da bambino, perché giustamente c'era l'età in genere. Però crescendo questa cosa mi è arrivata ad essere stretta. Trapani non dà alcun servizio alle persone diversamente abili, se non magari l'assistente igienico sanitario nelle scuole, se il disabile dovesse vivere da solo senza un accompagnatore, non potrebbe vivere, perché la città non lo consente, non c'è alcun tipo divertimento per i ragazzi. Un grazie particolare va naturalmente ai miei genitori, che mi hanno sempre appunto supportato in tutto e hanno sacrificato parte della loro vita per stargli accanto. Chissà come sarebbe stata la nostra vita se non ci fosse stato questo handicap. Di sicuro, forse più allegra e meno drammatica. Non voglio dire loro grazie, perché mi hanno dato la forza nei momenti bui della mia vita di poter continuare
e continuavo anche per loro perché sapevo che qualcuno a questo mondo credeva in me e nelle mie capacità. E quello di essere sempre se stessi e di credere nelle proprie passioni e portarle avanti nonostante tutto. Quindi se la passione è forte, continuate e credete nei vostri sogni. Paura di decidere. Di tutto.